Più che un risveglio è stato un sonno profondo. Il Chieti perde di nuovo all'Angelini giocando una gara senza idee e senza nerbo. Impietosi i riflessi in classifica, i neroverdi scivolano di nuovo, ora sono al settimo posto, così come crudeli i numeri della squadra in queste tre giornate di ritorno sotto la gestione del nuovo tecnico Iezzo. Solo un punto in tre partite. Con Chianese i punti raccolti erano stati 7. A questo punto, salvo miracoli, parlare di lotta di vertice è del tutto fuori luogo. Il Roma City vince 1-0 vendicando lo stop dell'andata, ma la partita poteva finire 3-0. Iezzo, scuro in volto al triplice fischio, ha preso subito la via dello spogliatoio. I giocatori invece si sono intrattenuti alcuni minuti sotto la curva Volpi, tifosi delusi e inviperiti. Chi non se la sente, hanno gridato verso i calciatori, può anche andare via. Strali pesanti anche contro la società, rea di non aver saputo rinforzare la squadra, tutt'altro. Dopo il turnover di mercoledì, Iezzo si affida a quelli che hanno giocato di più. Tornano dal primo minuto Fall, Forgione, Vincenzo Gatto e lo stesso Laziz. Purtroppo però la musica, soprattutto nel primo tempo, sarà la stessa. Gioco latitante e confusione in campo. Un po' meglio nella ripresa, ma non è bastato. Anche il Roma City di Agenore e Maurizi attraversa un periodo negativo, ma con questa vittoria rimette le cose a posto e supera proprio il Chieti in classifica. Con le immagini di Alberto Capo, le azioni salienti del match. Nel primo tempo, Chieti non pervenuto, Roma City padrona del campo. 18esimo Capece, il faro della squadra ospite, impegna Vitiello dalla media distanza. Passano 3 minuti e arriva il vantaggio ospite. A timbrare il cartellino è il bomber del girone F, Luca Di Renzo. Controllo e conclusione da fuori, potente e precisa, che non lascia scampo a Vitiello. 15esimo centro in campionato per lui. Il gol conferisce ancora più coraggio agli ospiti. 23esimo ancora Di Renzo pericoloso, pallone al lato. Alla mezz'ora nel Chieti si fa male Vincenzo Gatto, entra Castellano. Roma City vicino al raddoppio al 36esimo, gironese di testa colpisce la traversa su calcio d'angolo. Su ribaltamento di fronte Salvatore può andare in campo aperto, il numero 99 neroverde corre per una quarantina di metri, entra in area, ma al momento del dunque viene contratto da un difensore. Al 41esimo l'arbitro Kovacevic assegna un calcio di rigore a Roma City. Scognamiglio in piena area tenta di servire un compagno. La sfera colpisce con Son per l'arbitro e tocco di braccio. Dal dischetto Sparacello tira con potenza ma non angola la traiettoria. Bravo comunque Vitiello a ribattere. È il terzo rigore neutralizzato in stagione dal Chieti con 3 portieri differenti. Un record. Secondo tempo, all'ottavo minuto ci prova Castellano, palla fuori bersaglio. Iezzo cambia 2 uomini, dentro Masavud e Caterino per Salvatore e Marino. Il baricentro si alza un po', ma è anche il Roma City che si abbassa cercando di sfruttare le ripartenze. 12esimo conclusione di Alessandro Gatto, pallone colpito male, nessun problema per Di Chiara. 2 minuti dopo, angolo e colpo di testa di Fall respinto con affanno dal portiere ospite. 25esimo, Chieti vicino al pari, Fall a spazio, supera in velocità i difensori ospiti sull'uscita di Di Chiara, riesce a tirare ma poco prima della linea c'è il salvataggio di Scognamiglio. Al 29esimo, Roma City pericolosissimo con Ingretolli appena entrato, Vitiello evita il raddoppio. Iezzo manda in campo anche Ardemagni per Forgione, il neoentrato ha subito un pallone buono ma la conclusione è imprecisa. Nei 10 minuti finali assalto nero-verde ma con scarsa lucidità, un paio di proteste per presunti falli in area del Roma City che anzi potrebbe segnare ancora in un paio di ripartenze mal sfruttate. Finisce 3 fischi della curva, Chieti in silenzio stampa, domenica trasferta a Senigallia, non ci sarà Fall che diffidato è stato ammonito, per la serie piove sul bagnato.